Ciao ragazze, bentrovate e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi dei prodotti che ho portato in vacanza e se mi sono piaciuti o meno. Se sei curiosa, continua a guardare. Ciao, sono Cristina, sono un ingegnere e mi dedico alla formazione perché sono sicura di poter aiutare nella crescita anche te. Come sempre, spero non mi dia fastidio il ventilatore qua dietro che ovviamente per ovvie ragioni è sparato in faccia e quindi insomma spero che non ci sia troppa confusione. Ho portato questo beauty che era in regalo qualche album fa con l'acquisto dei solari, mi pare, che ovviamente non mi sono fatta scappare. Ho cercato di far star tutto veramente qua dentro e c'è spazio, ma non esageratamente. Io evito di portare troppe cose in generale, sì, ma cioè, sei femmina oppure no? Sì, però cerco comunque queste cose poi me le devo incollare, forse è più per pigrizia che cerco di portarmi poche cose perché poi le cose pesano e quindi insomma cerco di portare proprio mini size o comunque cose più piccole, anche perché appunto adesso non ho dovuto prendere aerei, però solitamente se vado in viaggio prendo aerei e non posso portare prodotti troppo grandi. Ma vediamo in dettaglio che cosa mi sono portata. Quando vado in vacanza, a dire il vero, mi porto sempre prodotti che mi piacciono, nel senso non voglio sorprese. Vado in vacanza, devo essere perfetta sempre, mi devono piacere tutti i prodotti che mi sono portata e quindi non posso sbagliare. Ma vediamo un pochino. Iniziamo dai capelli perché è arrivato questo e quello vuoto l'ho buttato lì, questo mi sono è uno che era nel negozietto, ma insomma per farvi vedere che cosa mi sono portata, cioè questo shampoo per capelli ricci. Shampoo per capelli ricci che non mi è dispiaciuto, soprattutto il profumo, ragazzi, il profumo di questo prodotto mi è piaciuto tantissimo, moltissimo, ma se lo devo paragonare, e questo l'ho provato per la prima volta, quindi quello che ho detto all'inizio in realtà è il contrario di tutto, però siccome volevo provarlo ho portato quello piccolo, ma se devo paragonarlo ad esempio a lo shampoo riparazione, che ragazzi vi ricordo va utilizzato solamente se i capelli sono rovinati, ma nel mio caso mi toglie proprio il crespo caratteristico che mi porto dietro da anni, cioè da quando sono nata, da sempre, e me lo toglie, mentre questo è appunto proprio fatto per chi ha proprio i boccoli ricci e li accentua. Ha un profumo tipo di fiori, ma molto 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 delicato e veramente buonissimo. E mi è piaciuto, ma paragonato a quello riparazione, no, continuerei a utilizzare quello riparazione, comunque buono. Ma invece che mi è piaciuto veramente tantissimo è la crema modellante per i capelli ricci. Questo è anche lui in un formato diciamo da viaggio e mi è piaciuto tantissimo perché modella proprio il capello e li rende più mossi. Ovviamente se ragazze avete i capelli lisci non vi fa diventare boccolose, c'è bisogno di una piega, però se avete i capelli mossi sicuramente ve li fa, diciamo, ve li fa diventare più ricciolini. Se avete i capelli ricci, ho visto delle immagini di ragazze che hanno i capelli ricci, questo fa dei ricci fenomenali, fa proprio dei ricci meravigliosi, quindi se siete ragazze ricce dovete assolutamente chiedere a una vostra consulente di bellezza di farvi provare questo prodotto perché è meraviglioso per le ragazze che hanno proprio capelli ricci, proprio ricci insomma. Poi ho portato come struccante, ovviamente adesso l'ho mescolato, non si vede più, il bifasico, anche questo c'è in formato grande e in formato piccino, questo qui è formato piccino per gli occhi. Io onestamente d'estate il viso lo trucco zero, proprio zero, al massimo metto il correttore e insomma disegno gli occhi. Il resto, tipo fondotinta, anche oggi non ho né fondotinta né terra, non ho assolutamente nulla, ho solamente gli occhi e un po' di rossetto, che tutto ciò viene rimosso da lui, che è meraviglioso perché è molto delicato e rimuove proprio tutto il make up in modo eccelso. Quindi questo formato è veramente molto comodo, anche perché tutti i formati che vi faccio vedere sono inferiori a 100 ml. E lui è di 100 ml.
quindi anche se appunto andate in volo è perfetto. Poi tornando ai capelli, ho portato la maschera, che questa è veramente meravigliosa, mi piace tantissimo questo prodotto, che è, appunto, fa parte della linea riparazione. Io lo so, ve l'ho detto spesso, adoro questa linea, mi piace tantissimo e quindi l'ho portata con me. Poi finiti i capelli, protezione solare, anche questo ovviamente non ho portato il boccettone grande, anche perché per pochi giorni mi è bastato questo, che sono 50 ml, e questa è la protezione solare 30, quindi va benissimo, è andata benissimo, e ho anche il boccettone grande, ho anche lo spray, boccettone grande nel senso quello proprio insomma più grande da quanto sei? 150 ml. La cosa comoda di questo è che ha lo spray ed è molto 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 comodo. Poi disinfettante per le mani, questo è un prodotto che sul catalogo non lo vedete, ma è possibile acquistarlo e ha il proprio codice e quindi si può sempre aggiungere appunto all'ordine, e se non avete il codice basta chiederlo alla vostra capogruppo e lei ve lo saprà dire, e se volete acquistarli appunto scrivetemi qua sotto, ci sono i miei recapiti. Poi di questo mi è piaciuto tantissimo il profumo, perché il profumo, vabbè, ovviamente disinfettare non ho il microscopio, quindi non posso dire se mi disinfetta le mani oppure no, purtroppo non si possono vedere queste cose, ma mi fido, e la cosa che posso diciamo giudicare è la pesantezza o meno sulle mani, il fatto che appiccichi o meno sulle mani è il profumo voto 10, perché non sa di soluzioni alcoliche o cose insomma fastidiose, ma è profumato, non appesantisce le mani, non so se avete presente quella sensazione quando mettete qualcosa e vi pesa la mano, ecco, non ha questa sensazione, non dà questa sensazione, e non appiccica neanche, perlomeno a me non mi ha dato la sensazione di appiccicare le mani. Io poi comunque sono una tipa che utilizza tante creme per le mani sempre, anche d'estate, e non mi ha, quindi diciamo sono abituata a avere insomma a sentire qualcosa sulle mani, però questa non ha dato quella sensazione lì, quindi a me come prodotto è piaciuto veramente tantissimo. Poi ovviamente questo è il secondo flacone. Poi profumi, allora di profumo ho portato questo qui, Sels Azure, non ho portato insomma altri profumi, anche quello al Monoi, perché hanno un flacone troppo grande e sinceramente come detto sopra io non porto le cose pesanti, cerco di portare il meno possibile, e ho questa diciamo questo flacone più piccino di Sels Azure, che è un profumo che a me piace molto, è molto fresco e mi è piaciuto anche utilizzarlo appunto un weekend d'estate. Poi bagno doccia, ovviamente non posso che portare questi concentrati, perché sono fantastici, perché appunto con un bagno doccia concentrato ci si fanno tantissime docce, arrivano fino a 40 docce e non pesa nulla, è leggero, è veramente molto facile da trasportare, e mi è piaciuto tantissimo questa profumazione, la mia profumazione preferita, che è mango e coriandolo. Se non l'hai provata, provala, perché sono sicura che ti piace, perché mi piace, quindi ti piace sicuro. Poi avevo indossato lo smalto bianco, questo è ancora della linea diciamo precedente, e quindi ha il tappino nero, non so se si vede, così si vede, ha il tappino nero, e ovviamente non ho aperto lo smalto nuovo finché non finisco lo smalto vecchio, e il bianco, non so, quel weekend mi sembrava di estate, quindi ho indossato lo smalto bianco. Poi quasi finito e quasi vuoto, ma cosa manca è l'olio iridescente. Cioè ragazze, questo è troppo d'estate, cioè questo olio è meraviglioso. Se non l'avete provato, cioè siete ancora in tempo per provarlo, perché cioè ve lo devo far troppo vedere. Io sono innamorata di questo prodotto, non so se si vedrà mai, se farò danni, rullo di tamburi, danni, e voilà, non ha fatto danni signori, ma dovete vedere questa meraviglia, perché è proprio assolutamente sulla pelle, rende la pelle, vabbè, ma non rende, perché dovreste, è proprio una colata d'oro, è veramente meraviglioso.
questo è stato uno dei prodotti dell'anno, cioè dell'estate proprio, mi è piaciuto tantissimo perché risalta l'abbronzatura che è una meraviglia e ha anche i brillantini, quindi posso dire, io che sono una gazza ladra, brillantini me li dai, ciao, sono innamorata per sempre. Quindi poi comunque il profumo di Monoi, ragazzi, cioè è inutile da dire, quando entrate in un posto e avete il profumo di Monoi, che sia profumo, che sia crema, che sia olio, sicuramente vi chiedono: ma che profumo è? È buonissimo. E infatti, cioè, guardate, meraviglioso. Il beauty è vuoto, io con i capelli al vento vi saluto. Spero che questo video vi abbia divertito, vi abbia intrattenuto, vi sia piaciuto. Se è così, lascia un mi piace. Vorrei sapere anche i tuoi prodotti da viaggio che ti sono piaciuti. Io chiedo al signor Rocher, visto che non si perde neanche un mio video, di fare più prodotti, diciamo, mini size o anche, ad esempio, flaconi, quelli in plastica o plastica riciclata, sarebbe meglio, piccolini, così noi possiamo travasare i prodotti all'interno e portarli, perché appunto ci sono alcuni prodotti, ad esempio l'olio, quello tradizionale, che magari l'avrei portato uno piccolino, ma insomma non avevo il flaconcino da travasarlo. Quindi signor Rocher, se facesse per cortesia anche i flaconcini in plastica riciclata, per li ordineremmo molto volentieri, così anche nel viaggio ci porteremmo flaconi più grandi che non possiamo trasportare. Con questo è tutto, spero che questo video ti sia stato utile. Io ti aspetto su Instagram, mi trovi su cristina.varone. Intanto continua a massaggiarmi l'olio iridescente e noi ci vediamo al prossimo video. Mi troverete ancora così. Ciao!